Salve a tutti! Oggi Imborgo vi porta in Veneto a conoscere lo splendido Borgo di Asolo. Il cuore pulsante del borgo è Piazza Maggiore, detta anche Piazza Garibaldi, circondata da antiche architetture, in particolare la Loggia del Capitano. Costruita tra il XV e il XVI secolo, la loggia ospita oggi il Museo Civico, dove è possibile esplorare la storia della città attraverso reperti archeologici, opere d'arte e documenti storici. Al centro della piazza si trova una fontana del Cinquecento, ornata da una statua di San Giovanni Nepomuceno. Da questa piazza si diramano le vie che portano a diversi punti di interesse, tra cui il Duomo di Santa Maria Assunta e il castello. La maestosa cattedrale di Santa Maria Assunta, che affaccia su Piazza Maggiore, è uno degli edifici religiosi più antichi e importanti di Asolo. Le prime tracce storiche della cattedrale risalgono al X secolo, anche se la struttura ha subito diversi rifacimenti nei secoli successivi. All'interno della cattedrale si possono ammirare opere di grandi artisti veneti, come le pale d'altare di Jacopo da Ponte, noto come Bassano, e di Lorenzo Lotto, uno dei maggiori pittori del Rinascimento veneziano. L'eleganza della cattedrale, unita all'arte che custodisce, fa di questo luogo una tappa imperdibile per gli appassionati di storia e cultura. A pochi passi dalla cattedrale si trova il castello della regina Caterina Cornaro, simbolo storico del borgo. Questo antico castello del X secolo, conosciuto come Castello di Asolo, fu dimora della regina Caterina Corner, o Cornaro, ultima regina di Cipro, che si ritirò ad Asolo nel 1489 dopo aver ceduto il suo regno alla Repubblica di Venezia. All'interno delle mura del castello, oggi è presente il Teatro Eleonora Duse, intitolato alla celebre attrice italiana che scelse di trascorrere qui i suoi ultimi anni. Il castello offre anche una vista mozzafiato sulla città e sui paesaggi circostanti. Dalla torre civica si gode di un panorama unico, che permette di comprendere perché Asolo sia conosciuta come la città dei 100 orizzonti. Un altro punto panoramico imperdibile è la Rocca di Asolo, un'imponente fortificazione medievale situata sulla sommità del Monte Ricco, poco sopra il centro abitato. La salita alla rocca può essere impegnativa, ma il percorso è circondato da scorci sulla campagna veneta e sull'architettura del borgo. Una volta giunti in cima, la vista è spettacolare e permette di ammirare il territorio circostante fino alle Dolomiti e alla pianura padana. La rocca rappresenta un luogo di pace e meditazione, perfetto per chi desidera immergersi nella natura e contemplare la bellezza paesaggistica del Veneto. Una visita ad Asolo non sarebbe completa senza un passaggio presso la villa Freya Stark e il suo giardino. Freya Stark, famosa esploratrice e scrittrice del XX secolo, si innamorò del borgo e vi trascorse molti anni della sua vita. La villa non è aperta al pubblico, ma il giardino offre uno spazio verde straordinario, ricco di specie botaniche rare, alberi secolari e angoli nascosti, che lo rendono un luogo di grande fascino. Come sempre, noi di Imborgo suggeriamo di andare a visitare le città che vi proponiamo. Asolo merita assolutamente di essere visitata. In questo periodo prenatalizio poi, il suo fascino è ancora maggiore. Buona visita!